Mister Luciano Zauri, al termine di questa vittoria, la terza consecutiva per la tua primavera per i tuoi ragazzi, vittoria assolutamente meritata quest'oggi. Sì, meritatissimo direi, peccato in un certo momento si era messa male, per loro l'hanno riaperta e poi abbiamo sofferto, i ragazzi sono stati bravi a soffrire nel momento della partita, però prima di partenza abbiamo chiusa giustamente e vinto altrettanto meritatamente. L'infortunio di Scalera nel primo tempo poteva destabilizzarvi, invece è entrato Martella, è entrato bene, ha servito l'assist per il primo gol, ecco un plauso anche al numero 13. Assolutamente, noi siamo a disposizione della prima squadra quando ci mandano appunto dei ragazzi che hanno bisogno di minutaggio. Martella per noi è una certezza, è un ragazzo che si impegna sempre a mille e quindi aveva voglia di giocare e quando è entrato l'ha dimostrato. L'apporto dei subentrati oggi ha fatto davvero la differenza anche con Muniz, quanto è importante per un ragazzo di 18-19 anni farsi trovare pronto anche e soprattutto a partita in corso. Fondamentali i cambi, lo hanno dimostrato fino ad oggi, avere 5 cambi per noi è una risorsa, deve essere una risorsa, a chiacchiere lo diciamo sempre ma i ragazzi dimostrano con i fatti quanto sia vero. Solidità in difesa, calcio propositivo, Palmucci sempre nel vivo dell'azione ma soprattutto due esterni che insomma fanno quello che vogliono. Sì, sì, proviamo a giocare a calcio, abbiamo voglia di mettere qualcosa sul campo, i ragazzi ci provano, iniziamo a giocare anche da dietro, a volte ci riusciamo, a volte no, però credo che i risultati si vedano, i ragazzi hanno raccolto quanto meritavano. Ora la trasferta di Frosinone, come evitare di smorzare l'entusiasmo ma al tempo stesso conservare la giusta umiltà? Ma assolutamente dobbiamo essere entusiasti di quello che stiamo facendo ma avere grande rispetto dell'avversario. I ragazzi non devono assolutamente essere presuntuosi ma ambiziosi sì, grande umiltà da parte dei ragazzi, senza quello non faremo niente.